Un'occasione sicuramente da non perdere. Stiamo parlando del piano nazionale presentato da RFI e che prevede nel territorio abruzzese due bypass, una ad Ortona dai ripari a Lidoriccio, l'altro a Roseto. Costo complessivo 1 miliardo e 800 milioni. Conti alla mano, dice Roberto Angelucci, promotore del tavolo di lavoro permanente aperto oggi a Francavilla al Mare, con 50 milioni di euro in più è possibile realizzare l'intera delocalizzazione del tracciato e per la maggior parte interrato per il solo tratto che riguarda Lidoriccio e che arriva a San Silvestro. Partiamo con questa idea e vogliamo chiedere un incontro sia alle ferrovie che all'ANAS con i soggetti, i sindaci, il presidente delle province. Noi stiamo dietro, facciamo dalla base questa proposta, visto che tutti ci eravamo interessati. Quindi parte un momento di unione per, così come facevamo a suo tempo con la variante, ci siamo riusciti in gran parte, anche oggi parte questa iniziativa. Un'occasione, quella dell'arretramento, persa già negli anni 50. All'epoca la politica ritenne strategica la scelta di far passare i treni nel cuore della città. Ora però il progetto di velocizzazione, per abbattere i tempi di percorrenza, sta creando problemi di inquinamento acustico e vibrazioni nei fabbricati. È una lotta difficile, una lotta dura, la Regione se ne deve fare carico. Il 4 gennaio scorso la Regione, il Presidente Marsilio, ha voluto riunire tutti i comuni per sentire, raccogliere tutte le istanze e noi abbiamo chiaramente spiegato che la nostra intenzione è quella dell'arretramento o dell'interramento, bisogna studiare un metodo, della linea e nel frattempo di introdurre opere di mitigazione dei rumori e dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni per la linea attualmente esistente. A questo tavolo, oltre al mondo della politica, è seduto anche una rappresentanza dei cittadini. Questi ultimi hanno avviato una raccolta firme con l'intento di strappare alla politica la promessa di un'accelerazione riguardo l'installazione delle barriere antirumore. Il gruppo si è informato sui progetti in corso e sappiamo che Francavilla è stata divisa in lotti e c'è già un primo lotto che dovrebbe partire nel più breve tempo possibile di installazione delle barriere a nord del fiume Lento, perché era il tratto di tracciato ferroviario maggiormente popolato. Successivamente l'installazione di tutti i lotti fino a coprire tutta la cittadina. Quindi sì, sicuramente prima le barriere e poi la delocalizzazione che risolverebbe il problema, ma ci vorrebbe sicuramente più tempo.